Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione sulla Rivoluzione francese. Oggi parliamo degli anni tra il 1792 e il 1793. Daremo quindi risposta alle prime 17 domande guida che vedete in questo file. Arriveremo fino alla numero 17, la rivolta della Vandea. Per dare risposta alle domande in questione useremo il nostro solito PowerPoint. Eccoci qua, la Rivoluzione francese dal 1792 al 1793. Cominciamo dal 1792 e precisamente dal 20 aprile di quest'anno. Che cosa succede? Succede una cosa piuttosto importante. La Francia, infatti, in quel 20 aprile, entrò in guerra contro l'Austria, ma l'Austria non fu sola per molto tempo, infatti presto a lei si unirono la Prussia e anche il Regno di Sardegna, cioè il Piemonte. Fu proprio la Francia a dichiarare guerra, poiché in realtà, essendo la più grande potenza militare del continente, anche se era in difficoltà, anche se era in piena rivoluzione, nessuno dei suoi nemici se la sentiva di attaccarla. Quindi la Francia dichiara guerra. Ma per quale motivo? Ebbene, la nuova Costituzione, quella del 1791, che era stata quindi promulgata pochi mesi prima, prevedeva che il diritto di decidere le dichiarazioni di guerra spettasse all'assemblea legislativa, cioè all'organo che appunto deteneva il potere di fare le leggi. Questo nuovo organismo parlamentare era stato eletto a suffragio censitario subito dopo l'approvazione della Costituzione. Ora, i deputati dell'assemblea, vennero spinti dai girondini, che erano i deputati provenienti dalla Gironda, questa regione che vi sto indicando. La Gironda è la ricchissima regione della Francia, con Bordeaux, con la città di Bordeaux. E quindi i girondini spinsero i deputati dell'Assemblea legislativa a fare il primo passo e a dichiarare guerra all'Austria. Ma con quali motivazioni? Come mai i girondini vollero la guerra? Beh, diciamo che le motivazioni erano sostanzialmente tre. I primi due sono i motivi principali. Il terzo, diciamo che era un po' un motivo secondario. Analizziamoli uno per uno. In primo luogo, i girondini erano convinti che i nobili fuoriusciti, quelli che erano scappati in Austria, fossero una vera e propria minaccia per la rivoluzione e dovessero essere annientati, quindi la guerra all'Austria. In secondo luogo, i girondini provenivano da una regione molto ricca, la ricca regione di Bordeaux, ed erano per la maggior parte mercanti molto abbienti, mercanti molto ricchi. Ecco, essi ovviamente che facevano? Erano stati eletti e quindi difendevano gli interessi commerciali delle città della costa. Ed erano persuasi che la guerra avrebbe stimolato la produzione manifatturiera, avrebbe stimolato i commerci e quindi avrebbe rimesso in moto l'economia della Francia. Ricordatevi che siamo in un momento in cui c'è una grande, crisi economica, una grande crisi finanziaria, un buco di bilancio enorme in Francia. Quindi c'era bisogno, secondo questi deputati, di rimettere in moto l'economia e la guerra avrebbe, secondo loro, dato questa spinta. C'era poi anche un motivo secondario. Alcuni girondini cominciarono già in questo periodo ad affermare che la Francia aveva un dovere morale, un dovere etico di esportare la libertà anche negli altri paesi europei. La libertà che si era conquistata sarebbe stato suo dovere esportarla anche negli altri paesi. Solo i Giacobini, con a capo Robespierre, si resero conto che la Francia non era in grado di sostenere un conflitto contro le grandi potenze e si opposero all'entrata in guerra. Ma d'altra parte i Giacobini erano una minoranza nell'assemblea e non riuscirono quindi a fare prevalere la loro posizione.
Quale fu l'atteggiamento di Luigi XVI in questo frangente? Ebbene, il re era favorevole alla guerra, ma non era favorevole alla guerra per il bene della Francia, era favorevole per motivi suoi. Egli infatti riteneva che ormai il processo rivoluzionario fosse andato troppo avanti e che potesse essere fermato soltanto con una schiacciante sconfitta militare. Quindi i suoi amici austriaci, ricorderete che Luigi XVI era sposato con la figlia dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa. Dicevo appunto che il re pensava che soltanto una sconfitta militare avrebbe riportato l'ordine e annientato definitivamente la rivoluzione. Infatti, una volta iniziato il conflitto, il sovrano cercò in tutti i modi di sabotare la guerra. Continuò a scrivere lettere e a intrattenere rapporti ovviamente segreti con gli altri sovrani europei e in queste lettere li rassicurava sul fatto che le sue vere intenzioni erano restauratrici e che se aveva mostrato di accettare la rivoluzione era soltanto una cosa di facciata. Le prime fasi della guerra furono estremamente sfavorevoli ai francesi. I giacobini avevano ragione, l'esercito francese non era per niente preparato ad affrontarla. Questo anche perché gli ufficiali che guidavano l'esercito erano tutti nobili e spesso i nobili ovviamente si accordavano con gli austriaci o si ritiravano senza combattere perché non era nel loro interesse favorire la rivoluzione. Quindi, il 10 agosto del 1792, le difficoltà economiche, le sorti negative della guerra, stimolarono un'altra rivoluzione, un'altra rivolta popolare. Cosa successe quel 10 agosto del 92? Venne assaltato il municipio di Parigi e la vecchia municipalità, quindi il vecchio consiglio comunale, venne sostituito da un nuovo organismo, la cosiddetta commune, in italiano comune, la commune. Il fine della commune era quello di proteggere Parigi contro ogni pericolo controrivoluzionario. La comune era sostenuta dai cosiddetti sans-culottes. Il nome sans-culottes deriva dal francese sans-culottes, cioè senza brache, i pantaloni corti sotto il ginocchio che portavano di solito i ricchi e i nobili. Come vedete dall'immagine, i sans-culottes hanno dei pantaloni lunghi, non dei pantaloni come quelli che portavano i nobili. Di questi sans-culottes facevano parte bottegai, artigiani, commercianti, insomma tutte persone che, pur non essendo né povere né ignoranti, e pur pagando le tasse, erano state escluse dal godimento dei pieni diritti, non erano cittadini attivi dal punto di vista elettorale, perché non arrivavano a pagare le famose tasse equivalenti a 10 giornate di lavoro previste dalla Costituzione per i cittadini attivi. Questa classe sociale, che aveva sostenuto convintamente la rivoluzione, considerava questa moderata monarchia costituzionale uscita dalla Costituzione del 91 poco più di una truffa. Bisogna fare veramente la Repubblica, dicevano i sans-culottes. Qui non va bene, volevano il suffragio universale, volevano la Repubblica. Sempre nella stessa mattina del 10 agosto, i sans-culottes, uniti con un reparto di militari, di volontari che venivano da Marsiglia, che 2 settimane prima erano arrivati a Parigi cantando, guardate un po', un inno di guerra che adesso è molto celebre perché poi è diventato l'inno della Francia, la famosa Marsigliese. Appunto, questo gruppo piuttosto ovviamente nutrito di sans-culottes e di soldati di Marsiglia attaccarono il Palazzo delle Tuileries, dove risiedeva la famiglia reale. Nonostante le perdite subite, gli assalitori riuscirono ad avere la meglio sui difensori e catturarono addirittura il re. Dopo averlo catturato, lo portarono di fronte all'assemblea legislativa. E l'assemblea legislativa, di fronte a questa rivolta, non poté fare altro che accettare le richieste dei rivoltosi e sospese il re. Quindi,
Il 10 agosto del 1792 non solo nasceva la Commune, la Comune di Parigi, ma la Francia tutta divenne una repubblica. Il re non c'era più, o meglio, c'era, ovviamente era ancora vivo, ma non aveva più le funzioni di monarca. Si trattò quindi di un vero e proprio colpo di Stato che venne giustificato dai rappresentanti dei sansculotti in nome di quel principio di resistenza all'oppressione che, se vi ricordate, era contenuto nella Dichiarazione dei diritti. I sansculotti ormai erano padroni di Parigi e quindi pretesero e ottennero che l'assemblea legislativa venisse sciolta e che si tenessero nuove elezioni, stavolta però a suffragio universale. Ovviamente si tratta sempre di suffragio universale maschile, le donne continuano a non votare. Si elegge quindi un nuovo Parlamento che si riunì per la prima volta il 20 settembre del 1792 e che prese il nome di Convenzione Nazionale. Questa assemblea avrebbe dovuto scrivere una nuova Costituzione per la Francia, una nuova Costituzione che fosse più democratica e sicuramente formulare nuove leggi anch'esse a favore del popolo. All'interno della Convenzione Nazionale erano presenti questi schieramenti che vedete. Intanto c'erano i Girondini, quelli di cui abbiamo già parlato all'inizio. I Girondini chi erano? Erano ricchi borghesi, erano moderati, uomini molto colti, raffinati, ricchi. Volevano trasformare la Francia in un paese prospero, in un paese illuminato. Erano fedelissimi della rivoluzione e volevano continuare la guerra per evitare qualsiasi pericolo antirivoluzionario. Però non si fidavano dei sansculotti, non si fidavano assolutamente della loro comune, poiché ritenevano che il popolo non dovesse prendere l'iniziativa, ma che dovesse essere guidato dalla più moderata borghesia. Temevano infatti che se si fosse data la possibilità al popolo di agire di testa sua, sarebbe stata messa in discussione la proprietà privata, che alla fine i poveri, il popolo si sarebbe preso tutto e avrebbe spartito la proprietà dei nobili tra sé. Non amavano i Girondini, non amavano Luigi XVI, ma temevano che la sua condanna a morte rafforzasse i loro avversari e quindi, obtorto collo, tentarono di salvarlo o comunque di rinviare il più possibile il processo. Il secondo gruppo era quello dei Montagnardi. I Montagnardi, questo nome strano, i Montagnards, erano chiamati così perché sedevano nei banchi più in alto dell'aula. Erano formati, il gruppo dei Montagnardi era formato da quello dei Giacobini e da quello dei Cordiglieri. I Cordiglieri erano diventati i principali alleati, i portavoce dei sansculotti. I Giacobini, in particolare, erano molto vicini come idee ai Girondini, però ritenevano che almeno per il momento i sansculotti fossero indispensabili alla rivoluzione e quindi dovevano essere accontentati con la soddisfazione e la concessione di tutto ciò che chiedevano. Erano convinti che il re andasse condannato a morte, sia i Girondini, sì, scusatemi, sia i Giacobini che i Cordiglieri erano convinti che il re andasse condannato a morte, ma non ritenevano necessario fargli un processo. Secondo loro, la Convenzione non era un tribunale di giudici e quindi non aveva il diritto di giudicare la colpevolezza di un uomo. Era un organismo politico, ma poteva uccidere il re. Sì, poteva uccidere il re in quanto funzionario dello Stato divenuto pericoloso. Lo poteva uccidere per alto tradimento come misura di salute pubblica. C'era infine il terzo gruppo di deputati, la Palude. La Palude, questo nome un po', no, che vi indica un gruppo non ben definito di persone, di deputati. La Palude riuniva la maggioranza dei deputati ed era chiamata così in modo appunto dispregiativo perché non sosteneva idee proprie, ma di volta in volta si schierava o con i Girondini più moderati o con i Montagnardi più progressisti, più rivoluzionari.
Intanto, mentre Parigi in quel 10 agosto, vi ricordate, torniamo un attimo all'agosto, era in preda alle convulsioni seguite dal colpo di Stato, i sanculotti insieme ai marsigliesi, ai soldati di Marsiglia che erano andati al municipio di Parigi, avevano fatto la comune e poi erano andati alle Tuilerie, avevano fatto sospendere il re, vi ricordate? Bene, intanto appunto dicevo cosa stava succedendo al fronte. La situazione al fronte era disperata. Infatti, l'ultimo caposaldo francese a difesa di Parigi era caduto e l'esercito nemico, l'esercito austro-prussiano-piemontese, stava avanzando verso la capitale. E toccò ovviamente alla comune organizzare l'estrema resistenza, era quello l'unica forma di governo che c'era. Quindi che cosa fanno i sanculotti che appunto facevano parte della comune? Costituiscono in tutta fretta un esercito, chiamano chi possono, eh? Quindi tutti i parigini che potevano, che avevano delle armi, vennero chiamati e inviati a Valmy, dove appunto incontrarono l'esercito nemico. 30.000 parigini che marciano, vi immaginate, senza divise, no? Con i fucili che sono riusciti a trovare, con le armi che sono riusciti a trovare, che marciano verso il confine e incontrano il nemico in questa città, Valmy, che poi è diventata famosissima, perché il 20 settembre del 1792, appunto, ci fu questa battaglia, la battaglia di Valmy, nella quale incredibilmente i 30.000 scapestrati parigini riescono a vincere e a sconfiggere il nemico. Quindi, lo stesso giorno nel quale si riunisce per la prima volta la convenzione, questo 20 settembre, è anche il giorno in cui gli alleati, Francia, Prussia e Piemonte, sono costretti a rinunciare, almeno per il momento, all'offensiva su Parigi. Vediamo un po', qual è la sorte che tocca ai reali di Francia. Quindi, Luigi XVI, il re, nonostante l'opinione contraria dei giacobini, subì un processo di fronte alla Convenzione nazionale, perché i girondini spinsero appunto per procrastinare il più possibile l'uccisione del re, insomma il destino del re. E il processo si tenne tra il dicembre del 1792 e il gennaio del 1793. Alla fine il re venne giudicato colpevole di alto tradimento, non dimenticate che aveva scritto lettere agli altri reali per invitarli ad attaccare la Francia. Quindi venne condannato a morte e decapitato il 21 gennaio del 1793. Sua moglie, Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, figlia, vi dicevo, dell'ex imperatrice d'Austria Maria Teresa e zia dell'attuale imperatore d'Austria Francesco II, subì la stessa sorte 9 mesi più tardi. Non si sa bene quali colpe avesse commesso la regina. Lei non era una funzionaria dello Stato, era semplicemente la consorte del re. E quindi non si capisce bene di che cosa l'abbiano accusata veramente. Lo stesso Napoleone, più tardi, ebbe a dire in proposito, e vi cito letteralmente le parole di Napoleone: una donna che non aveva se non gli onori senza il potere, una principessa straniera, il più sacro degli ostaggi. Trascinarla dal trono al patibolo attraverso ogni sorta d'oltraggi. Vi è in ciò qualcosa di peggio del regicidio. Insomma, Maria Antonietta muore anche lei decapitata. I due reali, Maria Antonietta e Luigi XVI, avevano avuto 3 figli. Due di questi erano già morti nel 1789. L'unico rimasto in vita, il delfino di Francia, cioè l'erede al trono, delfino in Francia significa appunto erede al trono, sembra sia morto nel 1795, a soli 10 anni, a causa dei maltrattamenti subiti durante la detenzione. Comunque, per onorarlo, viene ricordato come Luigi XVII. Mentre a Parigi la Convenzione condannava e decapitava il re,
Al fronte le cose stavano rapidamente precipitando. E infatti, il 1 febbraio del 1793, cioè 10 giorni dopo l'esecuzione di Luigi XVI, l'Inghilterra decise di entrare in guerra a fianco dell'Austria, a fianco della Prussia e del Piemonte, con tutto il suo potere economico e militare, soprattutto ovviamente navale, e decise appunto di entrare nella Lega antifrancese. A spingere gli inglesi a questo passo non fu tanto la decapitazione del re. Decapitare un re per gli inglesi non era un fatto eccezionale. Non dimentichiamo che i primi a decapitare il proprio re erano stati proprio gli inglesi nel corso della loro prima rivoluzione nel 1649, quando avevano decapitato Carlo I Stuart. A spingerli fu piuttosto il fatto che dopo Valmy l'esercito rivoluzionario aveva riportato molti successi e la Francia si era impossessata della Savoia e del Belgio. E il Belgio è molto vicino all'Inghilterra, è lì sul canale della Manica. E quindi questo espansionismo francese cominciò a preoccupare gli inglesi, che decisero di entrare nel conflitto. Nel marzo del 1793, quindi dopo l'entrata in guerra dell'Inghilterra, la situazione per la Francia si era fatta improvvisamente difficilissima e la convenzione dovette indire una leva obbligatoria di ben 300.000 unità. Ora, come sempre accade, quando si fa una leva obbligatoria, chi è ricco in qualche modo può evitare di andare, perché magari paga qualcun altro perché vada al posto suo, perché ci sono delle c'è la corruzione, intrallazzi vari. Chi va alla guerra di solito sono sempre più poveri. Quindi non vi stupirà se adesso io vi parlo di una rivolta contadina, di una rivolta popolare. Siamo nel marzo del 1793, vi dicevo, oh scusate, mi sono sbagliata. Quindi la leva obbligatoria, dicevo, provocò scoppi di rabbia e di protesta nelle campagne francesi e in particolare li provocò in una regione che qui vedete evidenziata, che è appunto la Vandea. Come sempre accaduto quando il governo centrale pretende nuove tasse, nuovi balzelli o altre imposizioni che vengono percepite dalla popolazione come intollerabili, nelle campagne si ebbero vari scoppi di rabbia e di protesta e la Vandea fu quella zona dove la protesta si trasformò in una vera e propria rivolta, semplicemente perché lì l'esercito rivoluzionario era molto male organizzato e quindi i rivoltosi ebbero molto più successo di quello che si sarebbero aspettati. Appena i rivoltosi ebbero in pugno la regione, tentarono di precisare meglio i motivi della loro rivolta e quindi si dichiararono apertamente a favore del re, si dichiararono apertamente cattolici. E a Parigi che cosa succede? A Parigi la rivolta della Vandea viene percepita come un pericolo mortale per la rivoluzione, perché se tutta la Francia si rivolta contro la rivoluzione, ovviamente voi capite che il destino dei rivoluzionari parigini è scontato. E quindi venne mandato l'esercito per reprimere nel sangue questa rivolta. Inizialmente i ribelli si difesero con successo, rifiutarono gli scontri in campo aperto, praticarono una tattica di guerriglia che mise molto in difficoltà l'esercito rivoluzionario. A questo punto la tattica dei generali rivoluzionari cambiò. Contro questi partigiani che combattevano dai boschi, dalle campagne della Vandea, cominciarono a tagliargli, diciamo, le gambe. Cominciarono a sterminare i civili che li sostenevano, che li aiutavano. E quindi così cominciarono ad andare nei vari villaggi, a bruciarli, in modo da far terra bruciata intorno ai ribelli. Ovviamente il trattamento funzionò e la Vandea venne, tra virgolette, pacificata. E questo successe nel 1794, con lo sterminio di circa un terzo dell'intera popolazione della regione. Beh, per oggi abbiamo concluso.